tutti e benvenuti ad un altro appuntamento con la rubrica 3 minuti con di diritto. Oggi parliamo del cosiddetto bonus docenti. Ne parliamo con gli avvocati Ebe Guerra e Dario Deserio e chiediamo subito all'avvocato Guerra: che cos'è questo bonus docenti e perché inerisce proprio i precari della scuola? Il bonus docenti è stato introdotto con una riforma del 2015, a tutti nota come quella sulla buona scuola, e sostanzialmente va a coprire con un importo predeterminato che viene caricato nella cosiddetta carta docente di 500 euro annui, che è funzionale alla formazione del docente, quindi all'acquisto sostanzialmente di tutti quei beni e servizi che fungono da volano per una buona formazione del docente e quindi anche per una buona scuola. Grazie avvocato Guerra, e ad ora chiediamo all'avvocato Deserio: quali sono i presupposti affinché i docenti precari possano legittimamente far valere il loro diritto alla carta docenti? Allora, il presupposto principale è che i docenti precari abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato per un periodo relativo all'intero anno scolastico, che vada considerato dall'inizio delle lezioni alla fine delle lezioni, oppure addirittura fino anche al termine del cosiddetto 30 agosto del rispettivo anno. I docenti precari, ovviamente, ripetiamo, hanno la possibilità di richiederne fino a 5 anni antecedenti l'anno di richiesta, anche se non ne abbiano mai fatto una espressa domanda al Ministero in questo senso. Avvocato Guerra, cosa ha statuito la giurisprudenza in merito a questa vicenda? L'evoluzione giurisprudenziale sulla vicenda della carta docenti ormai vanta un bel po' di anni al suo seguito. In particolare, qui c'è da ricordare certamente una sentenza storica, che è quella del Consiglio di Stato, la 1842, che in qualche modo ha iniziato questa piccola rivoluzione dell'elaborazione giurisprudenziale intorno al riconoscimento del diritto anche al docente precario. Con la sentenza del Consiglio di Stato, quindi, potremmo dire che si apre e a braccetto con una ulteriore e altrettanto importante sentenza della Corte europea, sempre del 2022, si è aperta la pista al riconoscimento anche per i docenti precari di questo fondamentale diritto, che per l'appunto è un ganglo fondamentale, importante per la loro formazione. Naturalmente non posso non menzionare la sentenza che nell'ultimo scorcio del 2023 ha emanato la Corte di Cassazione, fondamentale perché? Perché in quel caso la Cassazione ha vagliato e valutato tutti i possibili presupposti, non solo del riconoscimento di questo diritto, ma anche le questioni collaterali, come ad esempio quella della prescrizione del diritto, o ancora che è stata riconosciuta di natura quinquennale per il riconoscimento della carta docenti, e invece la Cassazione in quel caso ha anche affrontato il tema del risarcimento del danno, che spetterebbe, secondo la Suprema Corte, a quei docenti che non hanno, ad esempio nell'anno in corso, avuto un contratto a tempo determinato, che addirittura siano fuoriusciti dalle graduatorie per la supplenza, ma che per il fatto di aver prestato servizio negli anni precedenti possono vantare un diritto al risarcimento del danno, che in questo caso la Suprema Corte ha specificato essere di natura contrattuale e quindi soggetto al termine di prescrizione decennale. Avvocato Deserio, come i docenti possono provare il loro diritto? Dobbiamo preliminarmente specificare che qui siamo dinanzi a un procedimento da instaurare dinanzi al Tribunale Sezione Lavoro competente per territorio. Il docente precario in questo caso ha l'obbligo, unitamente al ricorso, di presentare anche i contratti che ha sottoscritto negli anni per cui richiede il riconoscimento appunto della carta docente. Il Tribunale valuterà questa situazione per poi riconoscere, a seconda se effettivamente ci sono i presupposti, il numero di anni per cui gli venga
applicata questo beneficio, che ribadiamo è un beneficio di euro 500 annuali con un bonus che gli consenta di accedere a quei sistemi di miglioramento della propria professionalità. Ringrazio l'avvocato Ebe Guerra e l'avvocato Dario De Serio per il loro prezioso intervento. Saluto tutti coloro che sono stati all'ascolto della rubrica 3 minuti con Di Diritto.